Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Omori. L'ultima volta ci siamo fermati qui nel magico mondo delle Bulbotalpe. Dovevamo assistere a uno spettacolo di Sweetheart, la ex di Capitan Spaceboy, ma improvvisamente la luce è mancata, quindi dobbiamo andare a ripristinarla in qualche modo. Negli ultimi episodi abbiamo scoperto diverse cose piuttosto tristi, per esempio Omori barra Sunny si sta per trasferire nel mondo reale, quindi 4 anni dopo gli eventi che accadono qui, e sua sorella è morta, e adesso Sunny alla stessa età che aveva sua sorella Mari quando è morta. Insomma, è tutto molto triste e diventerà ancora più triste secondo quello che mi avete detto. E adesso cerchiamo un po' di far ripartire questa maledetta corrente che chissà come mai si è interrotta. Onestamente non lo so come far ripartire la corrente, sembrano tutti così al buio. E qui ci sarebbe anche la pianta carnivora che l'ultima volta mi ha fatto il mazzo. Potrei sempre tagliare il filo che gli lega un'incudine sopra la testa, però così non prenderei punti esperienza, perciò ci penserò un attimo se provare a sconfiggerla o meno. Intanto proviamo a capire come riavviare la corrente. Ragazzi, aumentate il ritmo, dobbiamo muoverci. Capo, ma stiamo facendo del nostro meglio, non possiamo andare più veloce. Perché non funziona? Mi sto per sentire male. Mi sa che si è staccata la corrente. Continuate a correre, c'era un gigantesco filo, non siate pigri. Mi avete detto anche ogni tanto di riguardarmi nello specchio, perciò continuerò a guardarmi nello specchio ogni volta che ne avrò l'opportunità, ma a parte questo... qualcuno ha staccato la presa di corrente, era ovvio, la volevo staccare io l'altra volta, la spina è staccata, vuoi attaccarla? Certo? Non era difficile ragazzi però, Cosa vi avevo detto? Il duro lavoro paga, ora continuate a correre? Ok, ok. Poverini, però questo è sfruttamento. Ma qui c'è una bici che sorride. Vuoi fare ginnastica con i tuoi amici? Certo, perché no? A che cosa mi serve fare il tapirulane con i miei amici esattamente? No, io si è già rotto le scatole giustamente, me le sono rotte anch'io. Aspettiamo di vedere che se le rompano tutti o questi vanno avanti all'infinito perché sono maratoneti. E niente, lui rimane stanco, poveretto, e quindi basta, torniamo a fare altre cose. Mi domando se prima di andare avanti con la storia dovrei provare a fare un ultimo tentativo di sconfiggere questo schifo salvato prima. Ok, posso intristire qualcuno per caso? Proviamo così, giusto per vedere se riesco. Attacchiamo le radici e facciamole intristire, così magari non funzionano troppo bene. Incredibile, ce l'ho fatta a vincere. Non pensavo che ci sei mai riuscita. Ho preso un sacco di punti esperienza, un sacco di vongole e anche della marmellata, e sono salita di livello diverse volte, dai. Peccato che non mi sono saliti di livello anche gli altri due, ma che gli devo dire. E qui c'era anche un sacco di loot da prendere per premiarmi della mia pazienza nell'ammazzare quell'affare. Molto molto bene. Andiamo subito a salvare. Prima mangio i pomodori di Mari e poi si salva, perché una performance del genere non la vedete mai più, signori. E adesso andiamo a vedere se per caso lo show è ripartito, visto che la mancanza di corrente aveva mandato tutti quanti in crisi. Chi saresti te, scusami? Presto, qualcuno mi aiuti, per favore, disse la Bulbotalpa baffuta. Ho bisogno di un bellissimo ragazzo. Tu, sì, tu con i pantaloni a righe. Io? Ma io ho 12 anni. Sei esattamente quello che stavo cercando, un magnifico stallone. Oh, no, sembra Camp Buddy. No, no, sì, sì, direi che andrei benissimo. Cosa? Ah, ok, meno male, si stava rivolgendo a Hiro, che perlomeno dovrebbe avere almeno 16 anni, ok, già meno inquietante. Cosa? Wow, oh, grazie, non so cosa dire. Giovanotto, aiuteresti una povera e umile Bulbotalpa? Ho disperatamente bisogno del tuo aiuto. Vorranno usarlo come pretendente per Sweetheart, visto che uno dei pretendenti è morto in un fulmine. Beh, come potrei rifiutare una richiesta tanto cordiale? Grazie mille. Sei così gentile, prego, da questa parte sbrighiamoci. Aspetta, fermati, possono venire anche i miei amici? Giusto, i tuoi amici? Siete tutti qui per vedere Sweetheart alla ricerca di cuori, giusto? In questo caso vi incontrerete presto. Ora seguimi, dobbiamo fare in fretta, abbiamo poco tempo. Hiro ha lasciato la squadra. E che cavolo, ora siamo solo tre. Posso salire sul palco a farmi i fatti degli altri? Assolutamente no. E che facciamo, ci mettiamo a sedere? Mettiamoci a sedere e vediamo come va. State un po' zitte, Bulbotalpe, sempre a squittire. Sì, tutto molto magico. Adesso arriva il terzo pretendente, che suppongo sarà Hiro.
Saluti fan di Sweetheart, ci scusiamo per la breve interruzione, bentornati nuovamente al nostro spettacolo. Durante la pausa, proprio su questo palco, si è verificata una terribile disgrazia. E vabbè, ho capito, ma sono già pronti con la foto commemorativa. Annunciamo l'improvvisa perdita del partecipante 3. Lo ricorderemo con affetto per i pochi secondi in cui lo abbiamo conosciuto. È stata davvero un'anima unica e sostituibile. Mi chiedo perché l'abbiano inserito nel gioco, se tanto doveva crepare un minuto dopo, ma... Ok. Ma lo spettacolo deve continuare. E adesso arriva Hiro. Mi chiedo se gli abbiano messo un vestito diverso. Sweetheart, la ricerca di cuori. No, meravigliosi comunque i traduttori che hanno tradotto anche la scrittina. Vi prego di dare un caloroso benvenuto al nostro nuovo partecipante 3, proveniente dalla lontana vasta foresta. È il nostro Hiro, senza macchia e senza paura, che si sta vergognando come un ladro. Almeno è un essere umano, lui non è una bulbotalpa. Sentite questa. Hiro è un vero fustacchione, alto addirittura 1,70 m. I suoi hobby sono la cucina, i dolci e le pulizie. E non solo, ammirate anche il suo splendido sorriso e il suo carattere affabile. E lui sta morendo. Adesso, ancora una volta, è ora di presentarvi il motivo per il quale siamo tutti qui. Abbassate le luci. È splendida, avvenente, in tutto il mondo la più attraente. Sì, sapete di chi sto parlando. E sta per salire proprio su questo palco. Lei è la sola, unica, spettacolare. Applauso di gruppo. Sweetheart, che ride in un modo insopportabile. Un'entrata eccellente, mia signora. Ah sì, sono io. Ciao, miei stupidi fan adoranti. Sì, siamo noi, ti amiamo, Sweetheart. Ok. Sweetheart, ti abbiamo portato su questo palco 3 dei migliori scapoli in tutto il mondo. L'ultimo l'abbiamo appena raccattato, però almeno è un essere umano. Sarà oggi il giorno in cui uno di loro riuscirà a rubarti il cuore? Iniziamo con qualche domanda. Una delle cose che Sweetheart valuta di più in un compagno è la più completa, assoluta obbedienza, ovviamente. Partecipante 1, giuri completa, assoluta obbedienza a Sweetheart per il resto della tua vita? Che cos'è, un matrimonio? Certo, non so, credo. Capisco, fai il prezioso. Sweetheart, che ne pensi di questa risposta? Alto solo 90 centimetri? Oh, ma è fin troppo basso. Mandatelo nei sotterranei. Cosa hai detto? I sotterranei? Oh no, arrivano veramente a portarlo via. Aia. Aiutatemi! Non lo aiutò nessuno, mi dispiace. Ora passiamo al partecipante 2. Ti poniamo la stessa domanda, nessuna pressione, rispondi solo in modo onesto. Partecipante 2, giuri completa assoluta obbedienza a Sweetheart per il resto della tua vita? Certo, se farlo significa non essere mandato nei sotterranei. Santo cielo, questo qui, la sua sola presenza mi offende. Portatelo via. Ma è andato via da solo, ha fatto bene. No, l'hanno ripreso, poverino. E niente, si va nei sotterranei. Hiro, spero per te che tu le piaccia. Partecipante 3, sembrerebbe che tu sei l'unico rimasto. Farò anche a te la stessa domanda. Di nuovo si tratta di una semplice domanda. Giuri completa e assoluta fedeltà a Sweetheart per il resto della tua vita? Beh, no, non mi sembra giusto. Perché dovrei farlo? Bravo. Oh, lui! È perfetto! Può essere? Possibile che io, Sweetheart, mi sia innamorata? No, non del nostro Hiro. Che eccitante colpo di scena, un vero colpo di fulmine. Però, ragazzi, scusate, se vi fate questo show con delle bulbotalpe, lei è una ragazza, magari preferisce uno della sua specie, no? Dico, visto che gli arrivano al ginocchio gli altri. Sono fatti l'uno per l'altra. Aspetta, ma ho appena detto che... Sì, sei perfetto. Ora ricordami come ti chiami. Dunque, mi chiamo Hiro. Hiro, il mio eroe. Andiamo subito nelle mie camere. Oh no. Guardi, ho scelto il mio pretendente. Portatelo via. Portatelo dove esattamente? No, Hiro non vuole. Ragazzi, vi prego, fate qualcosa. Sì, forse dovremmo aiutarlo. Wow, Hiro sposerà Sweetheart. Questa non me l'aspettavo. Kel, che stai dicendo? Dobbiamo aiutarlo. Cosa vuoi che faccia? Non voglio andare nei sotterranei. Oi, Kel, sei proprio inutile. Hiro, devi rifiutare Sweetheart. Su, Hiro, la tua principessa ti aspetta. Non so se ti conviene, Hiro, è insopportabile questa qua. Non penso mi ascolterà. Fallo e basta! Ok. Chiedo scusa, Sweetheart, posso parlarti un attimo? Certo, mio incantevole Hiro, come desidero il suono della tua dolce voce, di' ancora il mio nome. Ah, che gentile, voglio dire... perché capitano tutte a me? Mi dispiace, Sweetheart, ma tutto questo non mi interessa. Cosa? Cosa intendi, mio principe?
Tutto questo mi lusinga molto, ma sai, ci siamo incontrati solo qualche momento fa e, beh, devo rifiutare la tua offerta? Non fai lo sciocchino, non ho mai sentito niente di così stupido. È vero, mi dispiace, sweetheart, ma... non voglio sposarti. Oh no. Ora prendo una piega yandere tutto questo. Oi 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 oi, brutta storia. Non può essere. No, tutto questo è ridicolo, una blasfemia. Osi rifiutare sweetheart? Tutti amano sweetheart, mi hai sentita? Tutti! Portatelo nei sotterranei! No? Fermatevi, non potete prendervi Hiro, è un nostro amico! Cosa c'è ora? Cosa ci fa un hater di sweetheart tra il pubblico? Ah, capisco! Dovete essere fan di Hiro! Che coraggio che avete! Prima mi prendete in giro e poi usate a interrompere il mio spettacolo! Qui le regole le faccio io, guardie, portateli via tutti! Ma che... ma che è successo? Grazie mille, Aubrey, eh! Oh no, e adesso cosa? Wow, ora siamo tutti bloccati nei sotterranei e te la potevi sposare, Hiro. Scusate ragazzi, è colpa mia se siamo finiti in questo guaio. Non è vero, nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe finita così. E è lì che ride lei, eh. Oh, la bulbotalpa baffuta che ride come sweetheart. Poveri stupidi, non mi riconoscete? Ah, era lei! Sono io, Rose! No, è quella bulbotalpa che abbiamo sconfitto tempo fa. Gli abbiamo rubato il CD di Sweetheart per ridarlo a Capitan Space Boyfriend, che poi è diventato Capitan Boy Space. Capitan Bob. Lui! Sono io, Rosa, la fan numero uno di Sweetheart. Non ve l'avevo detto che vi avevo fatto pagare cara quello che mi avete fatto? Dannazione, ci ha ingannati. Avete dovuto immaginarlo. È vero quel che si dice, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ora marcite, plebei. Marcite nei sotterranei per sempre. Oh, che cavolo. E niente, ci ha fregato proprio benino. Cavolo, come faremo ad uscire da qui? Troveremo un modo, non vi preoccupate. Pensiamoci su. Da dove dovremmo iniziare? Non credo che abbiano lasciato la porta aperta, vero? Invece sì. Per caso dobbiamo affrontare le guardie? Sì, dobbiamo affrontare le guardie. Meno male che ho salvato e mi sono messa a mangiare i pomodori prima di scendere qua giù. Ok, ormai sono fortissima perché ho sconfitto di tutto. Ecco, salgono tutti di livello qui, ma va bene. Aubrey, che ne pensi di rompere un po' quei vasi? Sono pieni di tofu, molto bene. In realtà le porte sono tutte aperte, qui c'è anche un water. Con dentro del ramen, non lo mangerei tanto volentieri io però quel ramen. Qui c'è una botola. Beh, sono belle grosse le segrete, quindi prima di entrare nella botola direi di dare un'occhiata a tutto il resto. C'è questo bellissimo magico posto con le guardie che vogliono morire e io se vogliono morire mica glielo posso impedire dopo tutto. Bene, stanno salendo tutti quanti di livello, molto molto bene. Ah, questo è il bagno, l'acqua della piscina va cambiata regolarmente. Sì, lo vedo, è diventata rossa. Questo sembra essere un lavoro per Kel. Va bene, Kel, pensaci tu. Ah, ha aperto un passaggio. Ah, c'erano delle punte, molto bene. Adesso possiamo andare lì a dare un'occhiata. E qui c'è gente che mi guarda attraverso il muro. Cosa c'è in questa stanza? Cibo. Cibo per cani, gatti, qualcosa. Una toiletta, ma lo specchio ti fa sembrare particolarmente brutto. Molto bene. Un telescopio con la lente coperta da un nastro adesivo. E libri con le pagine incollate fra di loro. Scatola di cartone, ma nessuno scopo se non quello di occupare spazio. Ma che posto ho trovato? Questo pulsante lo possiamo premere? Sì, possiamo entrare qui dentro, quindi. Cosa c'è qui dentro? Ah, sono le due bulbotalpe di prima. Oh no, come faremo? Nessuno è mai evaso dai sotterranei. Oh no, come faremo? Abbiamo appena aperto la porta, ragazzi. Davvero, uscite, andatevene. Questo tizio è morto, vabbè, mi fa piacere per lui, ma poi c'è la botola. Ah, e c'è anche Mari laggiù, molto bene. Evviva, dopo innumerevoli fallimenti la mia fuga è quasi riuscita, ora devo solo trovare l'uscita. Sì, allora la tua fuga non è tanto, tanto buona al momento. Scusa. Kel, tira quel sasso, dai, fai il bravo. Ecco, bravo, ci hai tolto... ci hai tolto una delle punte che ci rompeva, fantastico. Ma non questa punta qui, però. Mari? Ehi, c'è Mari! Mari, aiutaci, siamo bloccati nei sotterranei. Cosa ci fa lei qui? Oh no, pigia quel pulsante, Mari, dai. Brava. Ecco fatto, ora venite qui a godervi un bel picnic insieme a me, vi sentirete subito meglio perché questo è il posto ideale per i picnic. Ma prima spacchiamo due vasi perché sennò non mi sento contenta con me stessa. Buoni cetriolini sott'aceto, mangiamoli comunque. E salviamo subito perché non si sa mai. Ma prima un picnic con Audrey che balla. Hiro, ho una domanda per te.
C'era anche solo una minima possibilità che tu dicessi di sì alla richiesta di Sweetheart? Cosa? Assolutamente no! Mari, sai che ho occhi solo per te, davvero? A Hiro piaceva Mari? Allora sei stato ancora peggio. Che schifo! Ben detto, Kel. Ma come? Comunque, Hiro, sei stato molto bravo, anche se non è questo che mi piace di te. Cosa? Allora che cosa? Non posso dirtelo, sciocchino, rovinerebbe la magia che c'è tra noi. Ok, non sto capendo, ma mi fido. Mari, non devi preoccuparti, Sweetheart. È la peggiore, non posso immaginarmi qualcuno innamorato di lei. Non stava con Capitan Spaceboy? Ah! Relazioni come quelle sono solo passeggere, nulla a che vedere col rapporto che abbiamo io e Omori. E ve l'ho detto che Obra è innamorata di Omori o di Sunny, non è vero? Omori? E niente, lui la ignora. Vabbè, continuiamo a girare, che qui sicuramente di cose da fare ce ne sono un bel po' qua dentro nel dungeon. È pieno di segreti, cose che devo scoprire, vasi da rompere, Obri. E anche di sassi da lanciare. Ecco, stanno piano piano scomparendo tutte queste maledette punte. Ecco, proviamo a premere anche questo. Così le sto togliendo tutte, piano piano. Qui è pieno di gente morta, si vede che non stanno molto attenti a quello che succede qua dentro. Posso uscire da qui? Ma certo che posso! Adesso posso entrare anche di qua perché non ci sono più le punte. E le guardie non si accorgono di niente e noi rompiamo tutto quanto, tutto. Perché è tutto pieno di tofu. Dovete sapere che le bulbotalpe vanno matte per il tofu in tutte le sue forme. Che siano calde o fredde, non tiepide. Tiepide sono bestemmie. Questo è un tasto dell'impiccato. Ma avete detto assolutamente vanno presi con Omori questi tasti. Ho preso la C. In realtà probabilmente molti li ho lasciati indietro. Magari un giorno li recupero se mi ricordo dove sono. Ma è comparso qualcosa dopo il tasto? No, in realtà non è comparso niente. Ma avevate detto che un tempo potevano comparire dei buchi, ma magari non è questa la location. Questa signorina qui non è che si può togliere, vero? Visto che c'ha un pulsante alle spalle che vorrei tanto premere. Ah, l'ho fatta sparire così? Davvero? Come ho fatto a farla sparire? C'è una specie di teletrasporto, posso usarlo anch'io? No, è semplicemente morta male, ok, capisco. Va bene, provo ad andare in quella direzione allora. Ah, c'era un'anguria qua giù, molto bene, con del tofu ovviamente. Se salgo la scala dove mi ritrovo? In qualche posto super segreto, magico, speciale? Guardate lì! Cosa hai visto? Siamo finalmente all'uscita! Wow, libertà! Andiamocene subito, non voglio vedere mai più una bulbotalpa in vita mia. No, però secondo me ci sono ancora delle cose da fare là dentro. Non lo so se me ne voglio già andare così. Per esempio, voglio provare a prendere tutte le botole, perché magari riesco a scoprire delle cose che ancora non ho visto, semplicemente perché mi mancava le scale per farlo. Ecco, qui volevo entrare prima di andare via. Chi è sto tizio? Jesh contrabbandiere. Sono finito in prigione per contrabbando, ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Detto questo, sappiate che vendo alcuni prodotti. Vi interessa qualcosa? Ma sì, diamo un'occhiata. Ma sono cose a cui siamo abbastanza abituati in realtà. Però magari una life jam, giusto perché ce n'ho una di meno di quello che dovrei. Fanno 300 vongole, ma sì, dai. Ma sì, dai, alla fine ho fatto tutta questa fatica per venire fin qua giù, tanto vale che compri qualcosa. Ma il tofu no, quello non lo compro perché ce n'ho 2,5 milioni di tofu. Ho aperto anche questa porta qui, adesso ho aperto proprio tutto. A questo punto penso di aver visto tutto ciò che volevo vedere, ma mi aspetto una boss fight con Sweetheart a un certo punto. Non credo che mi lascerà scappare così come niente fosse. Oh mamma! Castello di Sweetheart, oh mamma mia. Quanto è rosa questo posto, mi piacerebbe viverci. Forse è troppo rosa anche per me, forse è un po' la presenza di rosso e viola che non mi convince tanto. Sotterranei? Wow! Alte prigionieri, ma lì c'è un coniglio con le orecchie in fiamme. Pensavate davvero di poter scappare così facilmente? Tornatevene indietro nei sotterranei. Dannazione, stavamo per farcela. E ora che si fa? Pensa, Hiro, pensa, forza, come possiamo fare? Ci sono. Si è mascherato da bulbotalpa. Al contrario, messere, temo che lei ci abbia confusi con qualcun altro, guardi meglio. Ma che cosa? Ma cosa? Già, non sia così precipitoso nel giudicare. Come può ben vedere, noi siamo delle bulbotalpe. Esatto, inoltre io amo sia il tofu che Sweetheart. Dolce sweet tofu. Perbacco, i miei occhi devono avermi tradito. Vi porgo le mie scuse, fratelli. Si fa molta fatica a vedere attraverso questo elmetto. Ma no. Molto bene, andate pure, or dunque. Io riprenderò la mia pattuglia. Tornate alle vostre postazioni prima che la nostra cara Sweetheart se ne accorga. Non ci posso credere che questa pagliacciata ha funzionato. Che ve ne pare della mia improvvisazione? È stata davvero geniale, Hiro, anche se non so cosa si sono messi in faccia. Con queste maschere da bulbotalpa saremo in grado di uscire da qui in un batter d'occhio. Sì, ma dove le hanno prese? Dobbiamo proprio continuare a indossarle, Hiro. La mia sta iniziando a darmi fastidio. Tienta a non rompere. Sì, Kel, è meglio tenerle finché non usciamo da qui. Forza, andiamo.
No, vabbè, spettacolare sta cosa. È bellissima sta cosa. No, vabbè. No, vabbè. Chissà se c'è anche Mari nascosta da qualche parte. Non so se ci sia Mari, ma intanto posso comunque mettermi a fare a botte con la gente. Non che ne abbia molta voglia, ma ci tocca. Sembra di giocare a Dungeons and Dragons con le Bulbotalpe. Questo posto comunque è veramente enorme. Io non riesco neanche a orientarmi più di tanto. Ora che cosa ho trovato? Che cosa ho trovato qui? Un concerto? Che cos'è? Un matrimonio? È un matrimonio di chi? Chi si sposa? No, no, non va assolutamente bene, non va per nulla bene. Ah, ok, stanno facendo le prove. Ehi, tu sì, parlo con te, lo chiami cantare questo? Il fenicottero di plastica di mio cugino canterebbe meglio. Capisco. E non credere che non riesca a vederti sonnecchiare nell'ultima fila. Datevi un contegno oppure Sweetheart ci sbatterà tutti nei sotterranei. Non è così difficile però evadere dai sotterranei, ormai abbiamo aperto tutte le porte. Queste bulbotalpe sembrano in difficoltà, mi chiedo se possiamo aiutarle in qualche modo. Ehi ragazzi, vi serve una mano? Siamo assistenti professionisti qui al vostro servizio. Perché vogliamo aiutare le bulbotalpe? Che succede? Ah, sono arrivati i professionisti? Dobbiamo preparare il coro prima che inizi il grande evento di Sweetheart, ma non c'è abbastanza tempo. Vedete, noi bulbotalpe ci addormentiamo facilmente quando ascoltiamo la musica e quindi il coro continua ad addormentarsi mentre cerca di cantare. Sembrate essere dei giovanotti educati, quindi mi affido a voi. Ok, non abbiate paura, caro compagno Bulbotalpa, so esattamente di cosa stai parlando. Dici? Davvero? Meno male siamo salvi, non potevo aspettarmi di meno da dei professionisti. Me ne occupo io, non temere. Ok, Kel? Una torta di fragole che odora di oceano, vuoi darle un morso, subito? Dove? Cosa? Cavolo, c'era veramente l'oceano in questa torta! C'era anche una confezione di marmellata, molto bene. Bene, sono pronto. Grazie, grazie mille, saremo eternamente in debito con te. Perché cosa vuole fare, Kel? Ah, le sveglia a botte in testa. Ok. Ah, sento già dei miglioramenti, ma forse possiamo fare di meglio. Vuoi riprovare, professionista? Ma sì, dai, sono degli strani metodi educativi, però funzionano. Ma no, vabbè, prende a botte le bulbotalpe con i pomodori. Non ci posso credere. Sì, splendido lavoro, grazie al tuo aiuto. Il grande evento sarà sicuramente glorioso. Ah, è quasi l'ora dell'evento. Ho fatto un perfetto addestramento alle bulbotalpe. Questo significa che ci rimane tempo solo per un'ultima prova. Vuoi concederci un'altra possibilità? Credo in te nei tuoi strani metodi educativi, insegnaci tutto. Vabbè, dovete soltanto tirare i pomodori marci alle bulbotalpe, non è nulla di... Ok, ciao, alla prossima. È stato bellissimo esservi d'aiuto. Così il matrimonio di Sweetheart con non sappiamo chi verrà. Perfetto. E qui stanno già ballando, ovviamente. Guarda come sono carine con le foglie rosa. Ma c'è un'anguria nascosta qui dietro con le patatine fritte dentro. Buone. Guarda quanto è grosso questo posto. Non ci trovo neanche il modo di orientarmi qui. E ora cosa ho trovato? Cosa c'è qui? Che evento c'è? Fermi, impostori! Fermi, impostori, so chi siete. Non siete bulbotalpe. Vi chiedete come faccio a saperlo? Vedete, la mia esperienza va ben oltre quella di un Harold o un Masha, che sono i ruoli delle guardie. Io sono Sir Maximus e nel nome della mia dinastia ne uscirò vittorioso e porterò onore alla mia famiglia. Ma io non volevo fare niente del genere. Cos'è sta roba ora? Io non volevo affrontarti, non ho neanche le energie, ho combattuto contro un sacco di altre robe, non ce l'ho la forza di fare questo io. No, no, non posso fallire adesso. Devo lottare per mio figlio. Ha bisogno di me. E mi dispiace, abbiamo già sterminato delle famiglie intere di bulbotalpe. E tu sei tra i piedi, quindi ho paura che farai una fine infame anche tu. Aia, cos'è questo attacco definitivo? Mi è morto Kel da una cosa e l'altra. No, mi è morto Kel tostato, ma no. Ma ti pare? Meno male che ogni tanto possiamo ricaricare la gente quando la chiama Iro, ma insomma. Porca miseria, che affronto che abbiamo appena subito. Beh, ci vorrebbe Mari comunque da qualche parte perché non ci sentiamo molto bene al momento, eh? E niente, alla fine abbiamo vinto, ma il prezzo è stato abbastanza bruttino da pagare. No, 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 è appena uscita da... No! Basta giocare a Dungeons & Dragons con i D20, ma basta! No, ci hanno anche dato fuoco, ma stiamo mezzi morti adesso, che facciamo? Ecco, infatti. Continuiamo a chiamare Omori perché lui è quello su cui si basa tutta la squadra, tutto sommato. Se muore lui, gli altri possono anche andare a farsi tostare l'anima. Ecco, morto pure Hiro, perfetto. Siamo rimasti soltanto io e Aubrey. Molto magico. Mi serve seriamente un posto dove curarmi comunque in tutto questo. Non posso continuare a prendere botte.
Va bene che qui si livella, ma insomma. Ditemi che quest'acqua ha delle proprietà curative. Vuoi gettare una vongola nella fontana? Sì. Che è servito, speravo mi curasse. Cosa fanno tutte queste pulpo talperosa? Oh cavolo, guarda quanto è grande questa folla. Non passeremo mai così. Andiamo a cercare un'altra uscita. Ma magari tra un po' la gente se ne sarà andata. Proviamo a ripassare dopo. Va bene, ripasseremo dopo. Non parlate con gli sconosciuti. Non parlate con gli sconosciuti, per favore. E invece parlano con gli sconosciuti e si prendono anche le botte. Comunque è incredibile come alcune bulbo talpe ci chiedano aiuto mentre altre cerchino di ammazzarci. E ancora non mi sa che non si sono messe d'accordo completamente su come vederci. Se nemici o amici. Fatemi passare, non avete idea di quanto abbia aspettato per vedere l'ultimo spettacolo. Cosa c'è qua dentro? Sembra un'enorme stanza con delle persone strane. Che spettacolo fantastico, è valsa la pena viaggiare su quello strano treno per arrivare fin qui. Benvenuti alla Galleria Reale, il tema mensile è celebrando Sweet Art. Ma sa che questo tema ce l'hanno un po' tutti i giorni, eh. Gallerie mostrano sempre opere magnifiche, dovrebbero mostrare anche me, anch'io sono un'opera magnifica. Wow, sono così commossa da questo lavoro, lo spettacolo imperturbabile dell'immenso ego di questo artista è davvero mozzafiato. Mentre venivo qui ho accidentalmente calpestato un piede di una bulbo talpa, mi hanno detto che sono miserabile e mi hanno tirato uno schiaffo. Devo averle fatto proprio male. Benvenuti alla Galleria Reale, il tema mensile celebrando Sweet Art. Ok, abbiamo capito, ci sono tutte bulbo talpe e gente. Wow, questa sì che è un'esposizione, comunque è strano, non ricordo ci fosse un castello qui, magari mi sto sbagliando. Intanto mi metterò una faccia sporgia dalla parete. Non hai idea del perché. Domanda interessante in effetti. Però c'è anche una lettera dell'impiccato. Quindi mi sa che tocca a Omori adesso. Abbiamo trovato la N. Ok. E c'è un buco, 8 tasti rimasti. Ma avete detto che devo controllarci dentro quei buchi. E controlliamoci allora. Ah, questa è la galleria. Sono tutti quadri famosi in cui c'è stata messa Sweet Art a forza. Molto bene, c'è la Gioconda, il Guido di Munch, la Notte Stellata, la Creazione di Adamo, la Nascita di Venere e altre cose molto interessanti. Cosa c'è in quel buco però? C'è una fossa qui, vuoi guardarci dentro? Ma avete detto di farlo, quindi lo faremo. Ah! Non ci dovevo guardare forse. Almeno si è chiusa. Ma questo è un water, hai ottenuto ramen. Ma perché ci sono dei cose di ramen in tutti i water che trovo? Ammirate, avete mai trovato una simile magnificenza? Dowon pensava che Dowon capisse l'arte, ma dopo essere venuto qui Dowon ha iniziato ad avere dei dubbi. Ci sta, le gallerie d'arte fanno un po' questo effetto delle volte. Ma questa è una corona, posso mettermi la corona? Sa che ci fa una corona lì sospesa nel nulla? Vabbè, prima di andare via mi metterò a rompere qualche vaso giusto per sadismo, così guadagno qualcosa. Vuoi gettare una vongola anche in questa fontana? D'accordo, gettiamo le cose nelle fontane. E continuiamo a girare questo posto perché è immenso. Troppo grande, io non ci sto capendo più niente qui. Se salgo le scale cosa c'è? Quassù uno scontro ovviamente. E ora che ho trovato una cucina. Ah, cari sous chef, temo che la mia schiena non ne possa più. Proprio in questo doloroso momento che annuncio ufficialmente il mio ritiro. Aspetti capo, in sua assenza chi ci guiderà nell'arduo compito di preparare le torte per il grande evento? Sous chef, è giunto il momento per uno di voi di far vedere quanto vale. Dobbiamo preparare una torta, sono in gioco le nostre vite. Forse la torta di nozze, visto che prima stavano suonando la marcia nuziale. Oh sì, ho capito capo, essendo il più capace di tutti mi offrirò volontario e prenderò il controllo della situazione. Non la deluderò, lo prometto. E ci siamo trovati qui a fare i camerieri, gli schiavetti, i cuochi. Cosa dobbiamo fare adesso? Ehi voi quattro, da adesso siete sous chef, seguitemi in cucina, presto. Ma io non voglio cucinare per voi. Chi sei tu? Chi sono io? Buona fortuna, ne avrete bisogno. Che gentile, grazie. Va bene, andiamo in cucina. Come mai ci avete messo tanto? Muovetevi svelti, non lascerò questa stanza finché non avevo preparato la torta migliore che esista. E preparala tu, cosa vuoi da noi? Siete pronti? Seguite le mie istruzioni e andrà tutto bene. Ricordo perfettamente la ricetta del capo chef. Ma non è che mi fidi tanto io, ma... Su, non siate nervosi, fidatevi di me, so quello che faccio. Primo, preriscaldate il forno a 60 gradi. 60 gradi? Cosa ci vuoi cuocere a 60 gradi? Una torta non ti lieviterà mai. Vabbè, facciamo 60, l'ha detto lui. Ottimo lavoro, il prossimo passo è mescolare i due ingredienti principali. Fatina e palline da ping pong. Fatina? Lo zucchero no, la farina. Forse terriccio non credo. E quali sarebbero le palline da ping pong? Il succo di frutta? No, le fragole ananas? Le fragole basta?
forse le fragole basta, però non sono bianche. Forse le fragole ananas sono bianche, sembrano più delle palline da ping pong. Ottimo lavoro, il prossimo passo è mescolare i due ingredienti in una ciotola, fatina e palline da ping pong. Va bene, la fatina e le palline. Sicuro che questo sia ciò che vuoi fare? Certo, come no? Guarda, non vedevo l'ora. Le palline da ping pong. State andando bene, adesso è il turno del sale e del formaggio. Sbatteteli finché non formerete una zuppa. Sale e formaggio. Vuoi prendere il burro? No. Vuoi prendere il pesce? No. Vuoi prendere i cetriolini? No. Le uova? La vecchia scarpa? Il pollo intero? Ma non ci sono gli ingredienti che ha detto lui. Intanto prendiamo l'anguria con la noce di cocco. Kel ha imparato spremuta, bravo Kel. Ma io non so che ingredienti voglia quest'uomo. Sale e formaggio, ma non ci sono. Normale scarafaggio? Oh, mi avete trovato. Sto solo saccheggiando la dispensa. Alla fin fine a chi è che non piace? Ma io volevo vedere dentro il frigorifero se c'era qualcosa e non c'è niente. Aspetta, forse per formaggio intendeva il burro. Vuoi prendere il burro, sì? E forse intendeva lo zucchero. Forse era questo che intendeva. Oh mamma mia, ma come si fa? Sicuro che questo sia ciò che vuoi fare? Sì, dai, si fanno i dolci in questo modo qui, in effetti. Con la base di burro e zucchero. Va bene. Perfetto, ultimo ma non meno importante, prendete le favole e tagliatele in tanti pezzettini. Le favole, ok, le fragole, immagino, sì. Però mi sa che a questo punto ho messo il forno a temperatura sbagliata. Sicuro che sia questo ciò che vuoi fare? Sì, siamo degli esperti. Ses magnifique, ora mischia tutto e sbattilo dentro al forno a microonde. Facile, vero? Hai acceso il forno, si sta per riscaldando. Forse ho sbagliato temperatura di riscaldamento. Allora, ho preparato forse le cose giuste. Vuoi prendere il miscuglio? Sì. Vuoi prendere l'altro miscuglio? Sì. Vuoi prendere il piatto con le fragole? Sì. Secondo me la torta potrebbe anche uscire giusta. Ma la temperatura che potrebbe essere un po' sbagliata. Prendi l'impasto? Sì, è osceno. È osceno, non somiglia per niente a una torta. Hai messo l'impasto nel forno. E ora aspettiamo. Già fatto. Hai cucinato una torta. È bruttissima. Cosa diamine ci hai messo dentro? Ah, ha fatto tutto. Ottimo lavoro, non c'è che dire. Assaggiamola. È la temperatura, secondo me, che non va. Mi dispiace. No, non avevo mica preso il game over, spero. Ah, ho appena ucciso il primo sous chef. Va bene, capisco, mi dispiace. Ah, che liberazione, quel tipo era solo una seccatura. Allora, siete pronti a cucinare sul serio? Bene, dunque, la prima cosa è per riscaldare il forno a 180 gradi. Un po' l'avevo pensato, effettivamente, che fosse 180 la temperatura corretta. Ma io ho seguito le istruzioni, quindi 180. Meraviglioso, la mescolate farina e uova. Ah, farina e uova. Ah, capisco, non fatina e palline da ping pong. Io pensavo che fossero le fragole ananas e le palline da ping pong. Effettivamente c'erano anche le uova. Vuoi prendere le uova? Sì, le uova con la... non lo zucchero, con la farina. Sì, direi che così verrà decente la situazione. Sicuro che vuoi fare questo? Sì, dai. Comunque al massimo quello di prima ha assaggiato l'impasto crudo. Adesso zucchero e burro. Sbatteteli finché non esce fuori un composto bello soffice. Io me lo immaginavo che fossero zucchero e burro, effettivamente. Non formaggio e sale, però vabbè. Va bene, zucchero e burro, dai. Infine per guarnizione le fragole. Benissimo, non le fragole ananas, però anche quelle potevano essere interessanti. Non era tossica la torta che ho fatto prima. Su, via, non diciamo scemenze. Fatto tutto? Ottimo, ora prendete tutto il necessario, mettetelo nella teglia e poi fatelo cuocere nel forno. Prendiamo il piatto e prendiamo anche le altre ciotole che hanno un aspetto più normale effettivamente e mettiamo tutto qui dentro. Ok, prendi l'impasto e mettiamolo nel forno. E adesso aspettiamo. Hai cucinato una torta che ha l'aspetto di una torta. Wow, sembra proprio deliziosa. Ed è così che si prepara una torta, non come il tizio di prima. Perfetto, così va bene. Finalmente una torta di cui il capo chef sarebbe orgoglioso. Possa il suo ricordo durare in eterno. Ora potete andare, servi, siete liberi. Finalmente una torta, vabbè, bla bla bla, ho capito. Poi dovrebbe essere semplicemente al piano di sotto il tizio, ma... queste pentole luccicano. Hai ottenuto padel. Bene, bene, bene. Molto magico. Un sacco di oggetti che poi mi metterò ad equipaggiare alle persone. Qui c'è una porta nascosta. Mari, finalmente! Eccoti, ti stavamo cercando da una vita! Il cesto da picnic di Mari, vuoi salvare subito, ma subito, tipo. Qui ci sono veramente un sacco di bulbotalpe e tutte amano follemente Sweet Art. Prima ho provato a offrire del cibo a una di loro, ma mi ha dato della plebea e me l'ha tirato addosso. Le bulbotalpe sono creature particolari, non credi anche tu? Eh sì, sapessi quante abbiamo sterminate. Wow, una ciotola di fragole, mangiane fino a sfinirti, oh Mori, ma mangiane un quintale, finalmente. Quanto l'aspettavo sta cosa. Ma qui accanto a noi chi è che c'è esattamente? La bulbotalpa guarda malinconicamente
il ritratto di Sweetheart. Vabbè, sarà una cotta non ricambiata, che vi devo dire. Quel piano di stanzette, in effetti. Questi parlano in francese, che non capisco una parola. Ok, ok, sono due innamorati che non si capiscono, ma si amano lo stesso. E qui c'è un lettino per Bulbo Talpe. Puzza di biancheria sporca, che schifo. E beh, questo è un corridoio con tutte le camerette, con le Bulbo Talpe. È così difficile dormire con quei due nell'altra stanza. Se solo qui avessimo dei soffitti. Ah, non c'è soffitto. Non dire cavolate, sarò io a sposare Sweetheart. Tu stai delirando, fratello mio. Sono io che sposerò Sweetheart. Oh, ma dai, non c'è proprio storia. Tra noi due sono io quello più affascinante. Non essere sciocco, siamo identici. Ed è per questo che Sweetheart si innamorerà della mia personalità. Gna, parli a vanvera, fratello. Quando i tempi saranno maturi, cadrai ai miei piedi grazie a questi affascinantissimi baffi. Affascinantissimi baffi? Quali esattamente? Io vedo solo un paio di peli del naso. Santo tofu, mi stai facendo perdere la pazienza, ma so come sistemare le cose. Compagni Bulbo Talpe, oh no! Chi tra di noi pensate che sarebbe il partner migliore per Sweetheart? Scegli a caso. Come previsto, vado subito a chiedere a Sweetheart di sposarmi. Non posso credere a queste sciocchezze. Forse non dovevamo rispondere. E questo qui nell'angolino, invece? Libera la mente, entra in armonia con l'universo, prendi un bel respiro e rigetta la forma bulbosa, torna ad essere tofu, ok. E questo effettivamente si è addormentato grazie a noi, perché non ci sono più quei due che urlano. Molto magico. Caro diario, oggi io, cosa ho fatto oggi? Questi sono gli alloggi della servitù, praticamente, direi, Accidenti, come sono finito in questo casino? Una spaventosa Bulbo Talpa di nome Marsha mi ha trascinato fuori casa e ha detto che avrei dovuto rimpiazzare del personale incompetente. A quanto pare il mio predecessore è stato gettato nei sotterranei per alto tradimento. Certo che qui deve essere terribile il ricambio di dipendenti. Mi sa anche a me, sai, Talpa, mi sa tanto anche a me. Una torta di fragole che sa di spazzatura. Vuoi darle un morso? Sì, dai, andiamo alla discarica. Che ce frega, dopo tutto. Visto che le torte portano in posti strani. Hai ottenuto confezione di marmellata, molto bene. Ho come la sensazione che siano dei portali questi qui ad altri punti del gioco dove non potevo accederci, ecco. Ehi, Jim, se ne è passato di tempo, bello. Com'è andato il fine settimana? Non sono Jim, quindi non lo so. Qui c'è una gabbia di matti. Questo sembra essere un lavoro per Aubrey. Aubrey? Al lavoro. No, aspetta, ma c'è un tasto dentro, quindi deve prenderlo Omori. Prendilo un po', va? La J. Ok. Me ne mancano ancora alcuni di tasti, Però qualche tasto sono riuscita a portarmelo a casa. Allora, qui in cucina penso di aver fatto tutto ciò che dovevo fare, effettivamente. La torta la lascio lì, non credo di poterci fare altro. Qui c'è una porta, un ascensore per le camere reali, d'accordo. Ma l'ingresso è permesso soltanto agli affascinanti pretendenti scelti da Sweetheart. Capisco, beh, in teoria noi eravamo dei pretendenti un tempo, quindi un grammofono. Beh, andiamo su, dai, dove vuoi andare? Alle camere. Secondo me mi farà il mazzo, Sweetheart, appena mi vede. Quell'ascensore agli occhi, per caso? Sì, agli occhi, molto bene. Questa deve essere la camera di Sweetheart, è tutto pieno di torta alle fragole che sanno di rosmarino. Vuoi darle un morso? Certo. E adesso dove mi porterà questa torta al rosmarino? In un bosco con un'altra confezione di marmellata. Effettivamente il fatto che mi stia dando tutte queste confezioni di marmellata per riportare in vita le persone mi fa pensare che mi aspetti una super boss fight. E la cosa non mi piace neanche un po'. Ho paura che sarà Sweetheart il nostro prossimo boss. Ho quella sensazione, così, non so. Ah, guardate, qui ci sono delle freccette su un ritratto di Space Boyfriend. Un ritratto del capitano Space Boy. Gli è stato versato sopra del succo di frutta. Meno male che non è sangue, però anche delle freccette gli sono state versate sopra. Questa povera Bulbo Talpa c'ha il fiatone. Ah, cosa fate qui? Le comuni Bulbo Talpe non sono ammesse nelle stanze di Sweetheart. Conoscete le regole? Ah, un minuto, forse potete aiutarmi. Sweetheart mi ha ordinato di spostare questa statua dalla sua camera dal letto prima del suo ritorno, ma non ci riesco proprio. Ah, è quella di Space Boyfriend, ok. Cioè, Capitan Space Boy. Se solo finisse casualmente ridotta in comodi pezzettini. Beh, come dire, se un po' di distruzione è quello che cerchi, si dà il caso che la qui presente Aubrey sia una specialista. Aubrey? Beh, è uno strano nome per una Bulbo Talpa, ma in effetti è da un po' che Sweetheart è a corto di nomi nuovi da darci. Aspetta, Kel, sbaglio, è una statua di Capitan Space Boy. Mi sentirei in colpa a distruggerla. Ah, non lo saprà mai. Capitan Space Boy e Sweetheart fanno parte del passato. Vivi, lascia vivere, come dico sempre. Ma non l'hai mai detto. E va bene, ci proverò. Però prima voglio toccare quella pallina. Ecco, l'ho raccolta, una perla. E c'è anche un diario. Poesie di Sweetheart. Ah, una giornata. E che giornata è stata. Che bellissima giornata. Wow, profonda, molto profonda. Una grande toeletta per il volto avvenente di Sweetheart. Libri con le pagine incollate tra loro perché sono finti. Oppure perché sono stati usati da chi lavora al Camp Buddy, ma a parte questo. Succo di frutta non è per bambini, mi sa che è tipo vino. Vabbè, allora proviamoci, dai. Ok, andiamo. Questa volta non fallirò. Davvero? Ma l'ha almeno colpita, non ho capito. O è stata così veloce, ma incredibile. Ci siete riusciti?
Bene, è tempo di ripulire. Ci ha camminato sopra per far sparire i cocci. Vabbè, l'importante è che abbia funzionato. Oh, mi avete davvero salvato la vita! Avrei dovuto affidarmi a degli specialisti fin dall'inizio, ma noi siamo specialisti di tutto ultimamente, eh. Ma sta arrivando un'altra statua di Sweetheart per rimpiazzare quella rotta. Ma è uguale all'altra! Cielo, che sorpresa! A quanto pare dovevo solo sollevarla dalla base. Complimenti, hai capito tutto molto, molto presto. Comunque ci sono dei luccichini sul letto. Un letto rosa incredibilmente grande. Volete fare un sonnellino subito? Così Sweetheart si offende da morire. Ci siamo riposati. Benissimo. Hai trovato un body pillow. A chi somiglia il body pillow? No, adesso no. A chi somiglia il body pillow? Non so se lo voglio sapere. Che cosa ci ha fatto Sweetheart con quel body pillow? Non lo so se lo voglio sapere. Cosa ci ha fatto? Cosa c'è qua dentro? Il terrazzo. Terrazzo in mezzo alle nuvole. Comunque è bellissimo questo palazzo. Ho ottenuto teiera e Hiro ha imparato l'ora del tè. E poi ovviamente tutte le abilità le darò off camera, perché insomma è giusto che anche i miei piccoli personaggini abbiano i loro momenti di gloria. Beh, questa stanza è bellissima, sicuramente un po' grande, sarà fredda d'inverno, però ok. Vabbè, è tutto molto magico e ci sono anche i rompiscatole che giocano a D&D nei corridoi, ma va bene. E ora che c'è? Che vuole questo tizio? Perché ci sta bloccando? Ancora, Sir Maximus 2? Fermi, impostori, so chi siete, non siete bulbotalpe, vi chiederete come faccio a saperlo. Sono il figlio del mitico guerriero leggendario Sir Maximus. Avete anche sconfitto mio padre, ma io sono più forte nel nome della mia dinastia e con mio padre al mio fianco vincerò di sicuro. Ok, perché dobbiamo sterminare tutte queste famiglie di bulbotalpe? Non è che sia proprio il nostro desiderio questo. Abbiamo preso tutti quanti le botte qui e questo è il motivo per cui devo andare avanti a coltellate. No, non posso permettere che la morte di mio padre sia stata vana. Ma perché non la smettete di attaccarci, vorrei sapere. Sarebbe più facile per tutti. Ahia, che botte. Ma è arrivato il fantasma di suo padre ogni tanto. Compare così per dargli forza. Ahia, ahia. Forse è meglio che mangi qualcosa. Così, giusto per, visto che sono l'unico rimasto in vita. Adesso è diventato triste. Ok, ci può stare. Perdonami, padre, mi dispiace, ho fallito. Oh, ecco perché è triste, perché è morto. Ok. Però si è battuto bene, siamo tutti tostati. Cavolo, se si è battuto bene. Ma perché deve finire sempre tutto in tragedia in questo gioco? Mi sa che non ho ancora visto il peggio. Qui c'è la missione, per caso. Vuoi guardare un film con i tuoi amici? Sì, certo. Più che una missione c'è un momento carino da passare con loro. Che cosa tenera? Ok. E questo è il film, d'accordo, molto carino. Non è durato molto, ma è stato molto intenso, mettiamola così. Visto che il film è finito, posso disturbare chi lo sta ancora guardando. Sweetheart è l'unica in grado di capirmi, sì, immagino, guarda. Sweetheart, un giorno sarei mia, ma che ve ne fate di Sweetheart? Essendo un rispettabile critico cinematografico, credo di poter affermare che tutte le opere di Sweetheart vadano al di là della nostra comprensione. Amo Sweetheart così tanto che non riesco neanche a ricordare la mia vita prima di lei, davvero non ci riesco. Ho raccolto una perla e questo mi ricorda che devo sistemare un pochettino l'equipaggiamento dei miei bimbi qua. Fate silenzio, questo è il mio film preferito. Porto Sweetheart dovunque io vada. Di ciao, Sweetheart. Ah, ma è un pupazzo, non è quella vera. Una bambola di Sweetheart è terribilmente realistica. Che cavolo, mi ha fatto spaventare che devo fosse lei per davvero. Pensavo ci fosse una boss fight di qui a poco. Ho visto tutti gli episodi di Sweetheart alla ricerca di cuori almeno 6 volte. Che paura che mi ha fatto venire quella cosa. Che paura. Ho trovato una grossa libreria, sempre di Sweetheart, ma non finisce più questo posto, è gigantesco. È infinito, è galattico, basta, Sweetheart. Quanto paghi te di tasse sulla prima casa, vorrei sapere. Guarda quanta gente c'è. Come osano farmi aspettare? Sono un ospite importante. Si sono tutte ospiti importanti. Ne è passato di tempo, sempre a mettervi nei guai, vero? Avete imparato la lezione dopo esservi avventurati fuori dai cunicoli? La prossima volta non sarete così fortunati. Mi sa che la conosciamo già questa persona, ma non mi ricordo di lei. Come facciamo a fare tutto il giro? Perché qui è pieno di gente. Libri con tutte le pagine incollate, cosa ci hanno fatto con quei libri, vorrei sapere. Come osano farmi aspettare? Sì, e anche noi dobbiamo aspettare perché non possiamo salire visto che ci siete voi talpe a bloccare le scale. Tuttavia vi posso rubare una bella perla che è qui per terra. Come osano farmi aspettare? Sì, tutti osano. Oh cielo, non c'è proprio tempo per far entrare tutti questi ospiti scalpitanti. Un'ulteriore prova che non dobbiamo sottovalutare la popolarità della nostra cara Sweetheart. Ehi voi, servi dalle brutte facce? Il grande evento ha un severo codice di abbigliamento. È fondamentale che il pubblico sia vestito secondo le specifiche direttive di Sweetheart. Ecco una semplice tabella che capirebbe persino chi non è una bulbotalpa.
Se è rosa è bene, tutto il resto è male. Ok, in effetti era facile. Chiedete gentilmente agli ospiti di seguirvi e portateli da me. Siete in grado di eseguire un compito così semplice, vero? Ma sì, ma prima voglio farmi un po' i fatti miei. Oh, domanda per voi! I fantasmi possono essere considerati dei gas? No, secondo me no, poveretti. Ho chiesto a questa bulbotalpa di seguirmi, ma non mi sente. Forse qualcuno più carismatico sarebbe l'ideale. Ok, hai ragione. Hai ragione, provaci tu, Iro, magari sei più bravo. Vuoi chiedere a questa bulbotalpa di seguirti, Iro? Salve, gentile ospite, la prego di seguirmi, la vostra presenza è urgentemente richiesta. Oh, volevo solo rivedere il mio unico figlio. Allora, ricapitolando, a quanto pare possono accedere all'evento soltanto le persone vestite di rosa, tutte le altre no, quindi sto raccogliendo tutti gli altri per fare in modo che si cambino di vestito. Tu sei gialla, quindi vieni con me, per favore. Io? Devo seguirti, faranno sicuramente un'eccezione per me, ora vado a parlargli. No, non puoi. Questi sono rosa, tu sei gialla. È richiesta la mia presenza? Ma certo che sì! Le leggi di questa terra sono così crudeli. Ragazzi, mi dispiace, devo farvi cambiare vestito. Guarda qui, sono pieno di talpe che mi seguono. Tu sei azzurro? Perché io? Perché sei del colore sbagliato, mi dispiace. Tu sei verde. Devo rifare nuovamente la fila? Che ne so io, so soltanto che devo eliminare tutti quelli che non hanno il colore giusto. Spero non eliminarli drasticamente. Tu sei azzurra? Ok, ma dovete dirmi cosa sta succedendo. Devi solo cambiarti vestito. Tu sei verde, non vai bene. Qui, Big Boys ad Alpha 3, la copertura è saltata. Cancellare la missione. Bzz. Ma come bzz? Ma cosa? Allora, qui dovrebbero esserci ancora delle bulbotalpe che non vanno bene. Tipo questa qui che è gialla. Va bene, vi seguo. Ecco, brava, seguici. Vediamo un po' se sono rimaste soltanto quelle rosa. Non è facile da capire, ma ci si prova. Sì, ormai ci siamo quasi, dai. Ne manca forse una che è del colore sbagliato. Eccola qua, questa è verde. Certamente, lo staff è qui meraviglioso. Sì, aspetta di vedere come ti sistemo. Ok, allora, mister Tizio, ho raccolto. No, mi manca questa ancora, mi manca questa. Dannazione, lo sapevo, ho scelto la cravatta sbagliata. Sì, direi proprio di sì. Ok, eccovi qua. Tutti quelli sbagliati. Splendido, sapevo che ce l'avreste fatta. Ora possiamo finalmente sbarazzarci di tutti questi ospiti non rosa. E dove li mettono? Guardie, portate queste bulbotalpe nei sotterranei. No! No, ho aiutato il nemico. Ma poverine, io non le volevo mettere nei sotterranei. E anche questa è fatta. Questi ospiti non rosa non vedranno mai più la luce del giorno. Ma sono bulbotalpe, non l'avrebbero vista comunque. No, non volevo essere d'aiuto in questa cosa io però. Che cosa orribile ho appena fatto. Mi consolerò con una torta alle fragole che sa di barbabietola. Comunque queste torte alle fragole devono essere tutte un po' drogate, perché se no non ci sta. Benvenuti a Kong Island. Che ci faccio a Kong Island? C'è un passaggio segreto qui per caso? Eh sì, un passaggio segreto per i sotterranei. Per caso devo andare a liberare qualcuno? Guarda qui come scende. C'è una griglia. E una porta. No, 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 non mi piace questa cosa. Omori, lo conosci tu? Avete coraggio a parlare con me, giovanotti? Ditemi, vi sta piacendo il castello di Sweetheart? Quella ragazza è davvero complessa. Questa dimora prende la forma dei desideri più intimi e profondi di una persona, un posto in cui poter far ritorno, un luogo da poter chiamare casa. Ecco perché è così grande. Sweetheart venne da me molto tempo fa, quando ancora era una povera ragazza dal deserto, e mi pregò in ginocchio di rendere questo posto casa sua. Le ho dato ciò che desiderava: un castello pieno di ricchezze, servi pronti a soddisfare ogni sua esigenza, un palco su cui poter sfoggiare tutto il suo potere. Tuttavia, ancora oggi vuole sempre di più, deve essere una maledizione. Presto, lei se ne andrà e non farà più ritorno, lo so, e quando saprò con certezza che avrà trovato dimora altrove, solo allora potrò andare alla ricerca di un nuovo padrone. Quando giungerà quel momento, torna da me, tu, con gli occhi vacui, cioè Omori. La tua anima è divisa, ma puoi scegliere una sola strada da percorrere. Sarà interessante vedere cosa ne farai di questo palazzo. Ok, la cosa non mi ispira neanche un po'. Questo gioco a volte c'ha dei momenti tutti spensierati, bulbotalpe, rosa, eccetera, eccetera, e poi ti arrivano ste cose che non si capisce cosa siano. Insomma, tutto questo palazzo non è altro che un'illusione nella testa di Sweetheart, praticamente. Cioè, esiste, ma è come se fosse finto. Partendo dall'alto fino al basso. Sweetheart con l'orecchino di perla. Sweetheart attraversa il fiume Delaware. Sweetheart che divora un burrito. L'altalena, la dolcezza del tempo.
No, ricominciamo, non ricominciamo con Sir Maximus III. Fermi impostori, so chi siete, non siete Bulbo Talpe, vi chiederete come faccio a saperlo. Sono il figlio del mitico guerriero, bla bla bla, nipote di... Sì, avete battuto mio padre e mio nonno, ma questo ha solo alimentato la mia rabbia e la mia sete di vendetta. Nel nome della dinastia mi vendicherò e bla bla bla. Questo sarà... ho paura ancora più forte degli altri, onestamente. Proviamo qualche nuova abilità, vediamo se per caso così viene picchiato meglio il nostro amico. Forse sì, ha aumentato la sua difesa ed è diventato felice, non va bene per niente. No, com'è possibile? Le loro morti non possono essere state vane. Ma perché non la smettono di darci il tormento questi tizi, vorrei sapere. Ecco, i fantasmi del babbo e del nonno e... una dinastia intera sta qua, di persone che attacca bene comunque, devo dire. Forse il padre è ancora più cattivo di lui, eh? Padre, nonno, mi dispiace, ho fallito. Io non so che dirvi, ragazzi. Smettetela di darci contro e così la smettiamo di sterminarvi, non lo so. Meno male che siamo anche livellati, su. Abbiamo imparato fascino, interessante, poi lo cerco. Ehi, sono io? Sembra che ci sia molto più silenzio. Non c'era una folla di bulbotalpe poco fa all'entrata? Non la vedo più da nessuna parte. Beh, sì, allora tutte le bulbotalpe che erano lì se sono andate via devono essere uscite. Seguiamole, Omori, forse possono guidarci fuori da qui. Ok, non so se è una grande idea quella che sto avendo, ma seguiamole, dai. Erano qui, no? Davanti all'uscita. Quindi ce ne possiamo andare? Non credo. Non credo ci lasciano andare così facilmente. Che bel giardino! Pieno di bulbotalpe rosa che vanno ovunque. Mari, dove sei? Che voglio salvarmi l'anima, per favore. Ok, siamo fuori. Wow, finalmente! Mi chiedo che tipo di grande evento stiano preparando. Il matrimonio, ovviamente. Strano, non vedo più le bulbotalpe che erano all'ingresso. Dove saranno andate? Deve esserci un'uscita segreta da qualche parte. Vediamo se c'è qualcosa di sospetto. Sicuramente sì, c'è qualcosa di sospetto. Su ciò non ho molti dubbi. Guarda che bel giardino enorme, Mari. Dimmi che sei qui da qualche parte, per favore. Vuoi prendere un tè? Certo che voglio. Guarda come siamo eleganti tutti qui che prendiamo il tè. Visto che non riuscivo a trovare Mari da nessuna parte, sono andata a salvare nei sotterranei. Così mi curo anche dalle botte che ho preso in giro con i miei cetriolini. Ma detto questo, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento. E mi raccomando, se avete altri consigli senza fare spoiler su come giocare questo gioco, li accetto tutti super volentieri. Nel prossimo episodio esploreremo il magico giardino di Sweet Art. So che prima o poi verrà a darci le mazzate. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo di Omori e dei cetriolini che a quanto pare ripristinano la salute della povera Mari, che però è morta. Chissà cosa è successo, un incidente o malattia. Con l'età non ci sono tante opzioni. Ciao ciao.